Il Cairo, conosciuto per la sua storia millenaria, le bevande, il cibo squisito, i bazar caotici e le maestose piramidi. Ragioni per cui è una delle metropoli più affascinanti sulla Terra. Voglio esplorare un mondo ai margini della città, lontano da tutto ciò che solitamente si conosce dell'Egitto, qualcosa che sarà completamente nuovo per molti di voi. Sono Mokattam, un quartiere unico al mondo, dove vive una comunità di 60.000 persone arrivate negli anni 40 del secolo scorso, profughi che per via della siccità abbandonarono l'Alto Egitto e si stanziarono ai piedi di queste montagne. Sono qui dopo essere stato in Libano, dove ho esplorato la capitale, Beirut, ancora sanguinante dopo la crisi finanziaria del 2019 e la devastante esplosione del porto nel 2020. Ho anche esplorato uno dei campi profughi più grandi del mondo, ma questa è un'altra storia. Non ci sono regole. Sono dove risiedono gli zebellin, che nella lingua araba egizia si traduce in netturbini. Proprio così, come vedete, non è un quartiere qualunque. Gli edifici sono completamente ricoperti di rifiuti, una quantità straripante di rifiuti, dalle strade fino agli ultimi piani dei palazzi. Potete immaginare l'odore intenso che si sente percorrendo queste strade. Gli zebellin, uomini, donne o bambini che siano, si dedicano allo smistamento dei rifiuti. Solitamente le donne e i bambini si dedicano manualmente a differenziare ogni singolo rifiuto, mentre gli uomini adulti si dedicano al loro trasporto dentro e fuori dalla città. Queste persone, pur essendo utili ai più di 10 milioni di abitanti del Cairo, non vengono pagate dal governo, ma guadagnano vendendo ciò che riciclano a imprese estere alla ricerca di materie prime ad un prezzo irrisorio. Si tratta di tonnellate di rifiuti che ogni giorno arrivano dalla città per essere smistati. Carta, plastica, recipienti di ogni tipo, metalli, indifferenziata e ingombranti. Tutto ammassato in ordine quasi maniacale, nel limite del possibile. Excuse me. Excuse me. Wow. English? Do you speak English? Purtroppo non parla inglese, ma cerca di spiegarmi a gesti qual è il suo compito. Separa le parti che compongono queste casse d'olio per poterle riciclare nel miglior modo possibile. This is from oil. Oh, damn. Mi sono appena mangiato dei biscotti e sono imbarazzato su dove buttarlo. La città è sempre operativa, ci sono continuamente persone in movimento, giorno e notte. Il sistema di riciclo è molto efficiente, basti pensare che la città riesce a riciclare l'85% dei materiali che arrivano, un valore estremamente alto se paragonato al 25% delle città europee. Guardate questo negozio. I'm from South America. Yes. Something? Oh, sure. From Cali, Pepsi Cola. Oh, nice. Recycled. Very nice. All recycled. And this also. Very nice. Hanno creato tutto questo grazie agli scarti dei rifiuti. È incredibile la creatività con cui hanno creato questi oggetti e la loro cura nei minimi dettagli. Wow. Tutto è... sono braccialetti ricavati dal... capsule di caffè. Vedi di qua. Sei morto. Riesco a conoscere un prete che vuole mostrarmi una delle chiese principali del quartiere. Dovete sapere che gli zebellin sono di religione cristiana copta, fattore che in un paese di maggioranza islamica li rende una minoranza. Conosco dei ragazzi che immagino siano dei volontari. Chiedo se qualcuno sa parlare in inglese. No.
Cerchiamo di comunicare a gesti e capisco che vogliono mostrarmi l'altare dove ogni giorno celebrano la messa. Sono ragazzi molto educati e disponibili. Noto che sono molto orgogliosi del loro credo. Oh, nice. Il prete vuole farmi affacciare dal campanile, purtroppo non ho filmato la facciata, ma queste chiese si strutturano come le nostre, quindi hanno un campanile in cima da dove si può vedere tutta la città. Continuo a distrarmi con queste torri alte decine di metri, continuo ad osservarle da quando sono arrivato e non riesco a capire cosa servono. Nel prossimo video vi mostrerò come ci sono arrivato. Una delle esperienze più strane e più belle della mia vita. Si tratta di una tradizione nata ancora prima dell'antico Egitto, più di 4.000 anni fa, pensate. Che forza questo posto! Ho conosciuto dei ragazzi che hanno voluto raccontarmi un po' della loro vita. Lui è Ayub e insieme ai suoi amici lavorano qui ogni giorno. Purtroppo anche loro non parlano inglese, ma ci aiutiamo con il traduttore. Noto che vicino a loro ci sono diversi allevamenti di maiali. Qui è normalità vedere animali allevati nei tetti delle case. Mi raccontano che grazie a questi suini riescono a far fuori l'umido dei rifiuti, che nel contempo, alimentandoli, riescono a trarne un profitto vendendoli o mangiandoli. Essendo cristiani, i copti possono farlo. Questi sono i loro tatuaggi vietati dall'Islam, ma non dal loro credo. Ogni abitante di questo posto ha impresso sulla pelle una croce copta, un simbolo tradizionale che ha radici antichissime. Tutti gli abitanti hanno almeno un tatuaggio raffigurante la fede cristiana. Vengono fatti quando sono molto piccoli, tant'è che nelle loro sacre scritture viene descritto come obbligatorio per mostrare l'impegno nella fede. Mi mostrano le loro foto quando non sono a lavoro. Sono ragazzi normalissimi, mi sento come se fossimo amici da anni. Abbiamo chiacchierato di macchine, calcio e ragazze e mi hanno rivelato che visitare l'Europa è un loro grande sogno. Si è fatto buio. Uno dei grandi problemi di queste strade è che nella mappa non sono descritte le vie nello specifico, perciò è facile perdersi tra i vicoli quando cala il buio. Chiunque al di fuori di questo quartiere ti consiglierà di non rimanerci quando cala il buio perché potrebbe essere molto pericoloso. Non si nota nel video, ma ci sono diverse donne e bambini che continuano a lavorare completamente al buio. Immagino che grazie al solo tatto riescano a capire il materiale che toccano. Non vedo una sega. È incredibile che in un posto come questo possano lavorare e vivere migliaia di persone. Come potrete immaginare, le condizioni di vita sono molto precarie. Gran parte delle abitazioni, se così vogliamo chiamarle, non ha acqua corrente o elettricità. Infatti si registrano numerose malattie respiratorie ed infettive. Sapete, qui non è stato sempre così. Quando gli Zebelin si stanziarono in questa zona, si sono dedicati da sempre allo smistamento dei rifiuti, ma vivevano in condizioni di estrema povertà, fino a quando nel 1952 arrivò Suor Emmanuelle, una donna belga francese che grazie alle donazioni alla sua missione riuscì a portare i primi impianti d'acqua e elettricità, fece costruire case per tutti, per ogni famiglia, rivoluzionando completamente la vita degli Zebelin, velocizzando così l'inizio di quella che è oggi la più grande ed efficiente rete di riciclaggio del mondo. Lorsque nous les Gaulois, nos ancêtres vêtus de peau de bête vivaient dans les forêts, eux ils construisaient les pyramides. C'est un des peuples les plus intelligents du monde et les plus sympathiques du monde. Riesco a trovare la via per tornare a casa. Tutto il giorno è così. Continuano ad arrivare tonnellate e tonnellate di rifiuti in ogni momento. Il
mio tempo qui è finito. Sono stato in un angolo nascosto del nostro pianeta e mi rimangono delle sensazioni contrastanti. Poco prima, mentre parlavo con Ayub e i suoi amici, osservavo l'orizzonte e la quantità enorme di persone in continuo movimento. Osservavo questi ragazzi che fieramente mi raccontavano della loro vita. Probabilmente abbiamo la stessa età, con la sola differenza che siamo nati in mondi molto diversi, con possibilità totalmente diverse. Sin dagli inizi, gli Zebelin sono sempre stati discriminati, pure dai loro concittadini, considerati impuri perché allevano i maiali. Ancora oggi esiste uno stigma sociale enorme nei loro confronti, sono considerate persone sporche, ignoranti e pericolose. Questi incontri mi hanno aperto gli occhi verso una comunità che in realtà non è per niente pericolosa, anzi, allegra e ospitale senza neanche conoscere una parola della mia lingua. Tanti di voi sono già venuti in Egitto e mi chiedo se vi siete mai immaginati dell'esistenza di queste persone che più delle volte sono invisibili ai nostri occhi, dell'immensa utilità che portano ai cittadini del Cairo e anche a voi che magari ci sono state solo per qualche giorno. Il sentimento più forte che provo è il rispetto. Come dovrebbe essere ovunque nel mondo, questo lavoro è prezioso dappertutto, pagati dal governo e non, con la divisa o senza. Sono proprio soddisfatto. Tanto. E basta, me ne vado a casa, a dormire. Ho tanto sonno, sono tanto stanco. E voi? Vedrete con gli stessi occhi una turbina dopo questo video? Segui il mio canale, attiva la campanella e ci vediamo nella prossima avventura.